essere quasi così una riflessione da parte di un osservatore esterno che vede questi sforzi che vengono fatti all'interno di una realtà o di realtà di produzione. Sentivo parlare prima di costi, sentivo parlare prima di prezzi. Parto da un po' dietro, per me prezzi e costi sono due voci che dal punto di vista degli argomenti che riguardano la sicurezza, l'ambiente, hanno due voci, trovano fondamento nel discorso delle regole che sono state poste per la regolamentazione dei mercati. Qua si è dato per scontato che gli oggetti della produzione trovino poi una collocazione sul mercato e da lì poi parliamo dei prezzi, quindi possono circolare a condizione che abbiano determinati requisiti, abbiano dei requisiti per poter essere immessi sul mercato. E questo forse è facile, nel senso che mettersi d'accordo sulle regole di quelle che devono essere i requisiti, anche la Commissione europea, la Comunità europea ha definito i requisiti che questi, gli oggetti di scambio nel mercato devono avere per poter essere scambiati, venduti. L'altro aspetto importante invece è quello, e da qui ne deriva il prezzo, non sempre il prezzo che io poi vado a trovare sul mercato, il prezzo che si forma sul mercato è frutto dei requisiti intrinseci, ma è anche frutto di quello che poi è quello che succede all'interno del mercato, quindi ci sono altre condizioni al contorno. Ci vogliono delle regole allora anche nella definizione dei costi, dei requisiti, attraverso i quali che vanno a stabilire quali sono le regole con cui io vado a fare queste produzioni, e questi requisiti nelle direttive sociali che sono state definite a livello di Commissione europea vanno a definire quelle che sono appunto le condizioni che devono essere rispettate per ottenere quei prodotti che poi vanno nel mercato. Allora mi viene da pensare una cosa, abbiamo prima parlato di tutta una serie di processi che portano ad un efficientamento, a trovare degli spazi di riduzione dei costi, bene, però questi devono avvenire all'interno di un contesto nell'ambito del quale quelle regole che dicevo prima devono essere mantenute, cioè l'attività che io vado a fare è un'attività che si deve presentare legittima e deve essere lecita, cioè sappiamo bene che queste attività a monte di cui abbiamo parlato, di produzione di questi beni, hanno bisogno di essere autorizzate, rispondono a delle norme sia nel campo della sicurezza che nel campo dell'ambiente. E allora una proprio in un ragionamento di questo tipo, io andrò abbastanza veloce, mi soffermerò proprio sull'ultimo punto, che è quello che in questo sforzo di efficientamento produttivo, gli interventi che vado a fare devono essere tali da mantenere la conformità legislativa in materia di sicurezza e in materia di ambiente. Teniamo conto che faccio vedere qua che in realtà nel momento in cui noi stiamo intervenendo, si parlava prima di intervenire su degli spazi, andiamo ad intervenire sulla ottimizzazione della logistica all'interno di certi flussi produttivi, è necessario che questo avvenga all'interno di regole che stabiliscono dal punto di vista normativo quali sono i requisiti che devono essere rispettati. E qua si pone, così come anche dal punto, tenendo conto di due aspetti, che l'eventuale mancato rispetto di alcune di queste regole può a sua volta mettere in discussione l'intera possibilità di poter esercire un'impresa. Dal punto di vista, dicevo prima che l'attività deve poter rispondere a due requisiti importanti, uno è quella della legittimità e quella della liceità dell'attività che viene svolta.
legittimità. Ogni attività che viene svolta deve avere in sé, diciamo, la regolarità dal punto di vista autorizzativo. Ogni attività viene autorizzata e l'eventuale mancata osservanza di aspetti autorizzativi porta in sé la possibilità che quell'attività produttiva possa non essere svolta. Questo quindi pone la necessità di quello che è stato messo ora in l'apparato sanzionatorio che noi ci aspettiamo che i diversi paesi hanno imposto a livello di singoli paesi della comunità europea. Porta al fatto che la mancata eventuale osservanza a quelli che sono i requisiti, per esempio, di sicurezza da rispettare, porta ad un apparato sanzionatorio che ha due aspetti importanti. Un apparato sanzionatorio che riguarda l'eventuale profilo di responsabilità penale dei soggetti che eventualmente sono alla base, dell'evento che doveva essere evitato, impedito oppure doveva essere limitato nelle conseguenze, ma anche dal punto di vista dell'azienda, laddove l'apparato sanzionatorio prevede degli aspetti di natura penale, ciò che spaventa in maniera più importante è legato al fatto che le eventuali misure accessorie che possono essere comminate in ragione, della mancata adempimento ad una prescrizione di legge potrebbe portare anche all'inibizione della possibilità di poter esercire l'attività. E allora si pone appunto il problema di come in questi processi che necessariamente portano a fare degli interventi di limatura per ottenere delle prestazioni più spinte, ci si possa garantire del fatto che questi avvengano senza intaccare quelli che sono i paletti minimi che devono essere rispettati proprio per evitare questo tipo di problematiche. Teniamo conto di una cosa, che quindi si pone il problema da una parte di fissare un punto iniziale di conformità legislativa, che è quello, il momento iniziale in cui noi poi andiamo ad inserire il nostro processo di ottimizzazione per l'efficientamento, e il mantenimento poi nel tempo di quello che è questa conformità legislativa. La produzione normativa che c'è stata in quest'ultimo periodo dal punto di vista ambientale è riuscita diciamo, a stabilire in maniera abbastanza più precisa e più completa che in passato, attraverso la tipologia di autorizzazioni che oggi vengono fornite per le attività produttive, le autorizzazioni integrate ambientali, riescono a fornire un quadro molto preciso di quello che è lo stato dell'attività che viene autorizzata.